Oggi do il benvenuto in studio per questa puntata, seconda a dire la verità, dedicata all'Oponopono, a Giovanna Garbuio, scrittrice, e forse la più tosta per quel che riguarda l'Oponopono e per quel che riguarda la letteratura che riguarda questo argomento in Italia. Ciao Giovanna, ben arrivata. Ciao Lorella, sono grazie. Molto contenta di averti qui. Devo subito fare un saluto a Claudia Trampus, che è la nostra psicologa di Monfalcone, con la quale avevamo parlato proprio dell'Oponopono, ed era anche molto entusiasta quando le ho detto: ma sai che viene Giovanna in studio, perché tu sei veramente un'autorità per quel che riguarda questo argomento, anche molto conosciuta. Più che autorità mi piace tosta. Tosta, ti piace di più come termine? Beh, è vero, una donna tosta, assolutamente. Senti, l'Oponopono si basa su questo mantra molto particolare, si basa su una filosofia hawaiana. Prima di diciamo immergerci, no, in questo ambito che è così bello, così magico, così particolare, ti vorrei chiedere come l'Oponopono ha incontrato te. Questa è una bella domanda, perché l'Oponopono è proprio venuto a cercarmi. Io forse sono una dei, in seguito poi l'ho letto, ma al tempo non avevo letto The Secret. Sono partita subito da The Key di Giovitale, che è un libricino che spiega ciò che lui aveva detto in The Secret sostanzialmente. E in questo libretto, dove lui, appunto De Chi, propone le chiavi per far funzionare il segreto, e propone l'Oponopono, lo propone in credo due pagine, spiegandolo nulla, perché addirittura per quanto riguarda il mantra propone solo due parole che sono grazie, ti amo, mentre mi dispiace, perdonami, in quella sede non le aveva neanche nominate, e infatti probabilmente saranno codificate dopo. Io ho letto questo libro e quando ho incontrato queste poche righe veramente su questo metodo, perché come lo proponeva Giovitale al tempo non era altro che un metodo, mi si è proprio il click, e da lì avevo bisogno di capire di più. Era il 2008, forse 2009, e in Italia letteratura sull'Oponopono non ce n'era, perché l'unica cosa che era stata scritta erano queste due pagine da Giovitale, sicché mi sono presa la briga di scriverla io, la letteratura mancante. Poi oggi in realtà libri sull'Oponopono ce ne sono tantissimi, ce ne sono di bellissimi, di molto seri, di molto profondi, ce ne sono di molto superficiali e di molto fuorvianti anche, perché appunto essendo una tecnica, chiamiamola, molto semplice, tutti si sentono in grado di praticare. In realtà la tecnica è molto semplice, il processo, la filosofia che rende efficace la tecnica è molto profonda e non è complessa, perché i principi sono pochi e immediati, ma è la base di tutte le dottrine efficaci. Ciò che rende efficace Ho'oponopono è la verità che c'è alla base di tutte le filosofie che funzionano. Tutte le filosofie che funzionano per il benessere umano, dell'essere umano, dell'individuo, sanno come base ciò che Ho'oponopono propone, ciò che la spiritualità hawaiana propone, che è rimasta molto scevra, molto pulita, molto più di tutte le altre dottrine, che invece sono state molto sovrastrutturate nei secoli. Se tu dovessi riassumerlo per i telespettatori che in questo momento ne sentono parlare per la prima volta, cosa diresti? Allora, tu hai giustamente detto che Ho'oponopono si basa su un mantra. In realtà il mantra è lo strumento dell'Ho'oponopono. La base dell'Oponopono è un principio, e il principio è: tutto è uno, l'uno è amore, perciò tutto è amore che evolve in direzione di se stesso, in direzione dell'espansione di se stesso. Questo è un concetto basilare, molto semplice, immediato, e che tu mi confermi, tutte le filosofie ci riportano. Assolutamente, perché, sì, perché all'amore, no? Per noi, sì, stessi. Esatto, ma anche all'unità. Anche la dottrina cristiano-cattolica, se vogliamo, ci dice questo, perché se Dio è onnipresente significa che è in ogni cosa, anche e quindi noi, in questo principio può
poi ci sarebbero da dire tante cose sull'incongruenza, certo, di tutte le dottrine che appunto sono state sovrastrutturate nel secolo. Ma la base, tutto è uno e l'uno è amore, è ovunque. Questo concetto base è ciò che permette al mantra, col suo potere vibrazionale, perché poi il potere del mantra è dato dalla nostra intenzione di utilizzarlo per riarmonizzare noi stessi, e dalla vibrazione delle parole che lo compongono. Anche dalla ripetizione, no? Credo. La ripetizione è ciò che fa di un mantra, cioè è il potere del mantra. Ecco, la ripetizione ci serve per installarlo, è un po' come un programma. Ma mi piacciono le parole che tu usi, perché sono parole che ci fanno comprendere le cose fino alla fine, per non parlare di cose strane che uno dice ma di cosa si tratta, in effetti invece sono cose in realtà molto semplici, molto che vanno fatte, che fanno parte della nostra vita e che ci possono veramente aiutare un po' a stare meglio e ad allineare, diciamo così, tutte le cose. Mi interessa sapere come mai le Hawaii, cioè come mai il loro sapere, la loro filosofia, la loro cultura arriva poi in Occidente. Allora, io credo che tutte le culture, chiamiamole incivili, quindi quelle che sono più civili della nostra. Esatto. Quelle che hanno mantenuto la loro conoscenza ancestrale, in qualche modo, probabilmente, no, dico probabilmente perché non le ho studiate approfonditamente come ho studiato la cultura hawaiana, ho incontrato molte dottrine indigene, come la cultura andina, i nativi americani, gli aborigeni, certe tribù dell'Africa, e ti accorgi di come siano pure le loro conoscenze. Per pure intendo proprio senza sovrastrutturazione. Cos'è una sovrastrutturazione? Una sovrastrutturazione è qualcuno che ci ricama su. Sì, ci ricama su, ma nota un insegnamento, nota che l'insegnamento è un insegnamento importante, non lo comprende, perché probabilmente non è al livello giusto per poterlo comprendere, e lo adatta in maniera da renderlo comprensibile per sé. E uno, e due, e dieci... Ed è formato alla ecco, fine. Ecco, esatto. Quindi poi alla fine quello che passa è qualcosa che in fondo ha al principio, ma poi ha talmente tante sovrastrutturazioni sopra che non è più comprensibile l'insegnamento basilare. Perde ecco tutto, che, praticamente. Ecco che tutte le religioni sono estremamente complicate, perché... non è il rapporto diretto tra me e il divino, che non è fatto nemmeno di parole, perché è fatto di sentire, è fatto di sensazioni, è fatto di atteggiamenti. È il rapporto tra te, l'intermediario, quello che ha capito, e il divino. In tutte le filosofie un po' è successo questo. Moltissimo nella nostra, che... Tra parentesi, se noi andiamo a leggere le scritture della nostra dottrina, cosa che nessun o pochissimi cattolici fanno o hanno fatto, perché io vorrei chiedere anche ai tuoi ascoltatori quanti di loro non solo abbiano letto la Bibbia, ma abbiano letto i quattro Vangeli canonici. Sono pochissimi, perché noi sentiamo leggere le letture in chiesa, ma non ci siamo mai presi la briga di andare a leggere e a comprendere le letture, le sacre scritture veramente. Nelle nostre sacre scritture sono presenti tutti i principi della cultura hawaiana. La sovrastrutturazione è oltre la scrittura, nella comprensione, nella messa in pratica, diciamo così. Gli hawaiani perché sono rimasti così puliti? Un po' perché sono in mezzo all'oceano, ma in realtà questo li ha salvaguardati fino al 1400. Noi lo tsunami della modificazione di tutte le scritture l'abbiamo avuto intorno all'anno zero, e anche prima, e poi nel 300 dopo Cristo con Costantino abbiamo sistemato tutto quello che era ancora rimasto. A loro questo tipo di influenza modificatrice, chiamiamola così, c'è stata nel 1400. Dal 1400 le Hawaii sono state invase da popolazioni, loro le dicono uomini venuti da Tahiti, ma Tahiti significa luogo straniero,
quindi erano proprio popolazioni guerriere d'altrove, che sono venute da altrove. Hanno invaso le isole Hawaii, hanno invaso questo paradiso dove c'era una cultura profondamente bilanciata, bilanciata, quindi no maschile o femminile, femminile o maschile, non c'era il matriarcato a cui negli ambienti spirituali attualmente, certo, sì, era bilanciata, cioè c'era proprio parità, sono arrivati e hanno costretto le popolazioni ad adeguarsi ad una cultura patriarcale e, a parte il patriarcale, molto 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 gerarchica, per cui c'era un capo che era direttamente figlio di Dio, i nobili, cioè proprio questa cosa, e alla fine rimanevano i popolani che non avevano nessun contatto con le gerarchie superiori, perché appunto erano impuri, era proprio una società fatta di caste, quindi quanto di peggio, cioè queste, si possa, certo. Sì, questa immagine collettiva che abbiamo delle Hawaii come paradiso, vogliamo se bene, in realtà no. Storicamente non è così. Tuttavia, ma queste vicende storiche, diciamo così, sono state importantissime per permettere l'andamento successivo delle cose, per cui i Kauna, che erano gli sciamani hawaiani, si sono trovati a dover in qualche modo difendere le loro conoscenze e le hanno occultate nelle parole.